Si parla di banche, di credito, di accesso al credito. In Abruzzo la situazione non è molto semplice. Come si può inquadrare la situazione dell'Abruzzo rispetto a quella delle altre regioni italiane? Ma in realtà la situazione dell'Abruzzo non è molto diversa da quella di altre regioni. Certo, l'Abruzzo condivide con tutta la fascia centro-meridionale dell'Italia uno spopolamento delle banche negli ultimi anni e quindi una minor presenza di banche del territorio. Poi alcune banche del territorio hanno avuto le difficoltà che sappiamo, ma le condividono anche con tante altre banche settentrionali o del centro Italia che purtroppo hanno avuto difficoltà analoghe. Noi crediamo che sia necessario riformare in modo profondo il modo di fare banca, il modello di business delle banche, perché questo modello non è compatibile con la capacità di produrre reddito e contemporaneamente con la capacità di produrre sviluppo sociale e sviluppo economico. E talvolta proprio la pretesa di produzione del reddito entra in conflitto con la capacità di produrre sviluppo sociale e sviluppo economico, e quindi la scelta fra una delle due cose è comunque penalizzante nel medio e lungo periodo, rende le banche inefficienti. Come si può uscire da questa situazione? Beh, si può uscire, e noi lo abbiamo già proposto in altre sedi, con un nuovo modello di banca che sia più attenta alle esigenze del territorio, a supportare le piccole e medie imprese, le famiglie, e abbandonare un po' quelli che sono i voli finanziari che sono stati fatti, e soprattutto dare credito a chi merita e non agli amici degli amici, come è capitato spesso nel passato. Cambiando argomento, anche in Abruzzo come a livello nazionale prosegue la chiusura di alcuni sportelli bancari. E tutto questo cosa porterà oltre che a una riduzione di lavoratori? Beh, diciamo che porterà anche alla perdita di professionalità, porterà ad avere un servizio meno capillare sul territorio. Ora è vero che la tecnologia aiuta moltissimo e quindi attraverso il web si possono fare tante operazioni eccetera, però è anche vero che poi la differenza lo fa sempre il collega che sta allo sportello, la persona, anche per la consulenza eccetera, perché poi utilizzare questi strumenti tecnologici senza avere una preparazione adeguata può essere anche sotto certi aspetti pericoloso. Non parlo di operazioni tipo bonifiche eccetera, ma parlo di investimenti.